la chiave dei dolori della crescita, dei growing pains, non ha tolto nulla a questo senso dell'importanza della terapia, non solo come un altro farmaco, ma come un mondo diverso della terapia medica. E questo mondo diverso ha prodotto pazienti con all'interno del proprio corpo cellule che non esistono in natura, cellule che contengono un gene o che non esiste o che non esiste in questi pazienti. La percezione mia, ma di moltissimi, forse nell'entusiasmo del ricercatore, era proprio quella di trovarsi davanti alla quarta grande rivoluzione della medicina. La prima grande rivoluzione è stata igiene e disinfezione, poi la seconda la chirurgia con gli anestetici e la terza gli antibiotici. Nonostante la fase di scetticismo che seguì al grande entusiasmo, a molti pazienti trattati, a pochi progressi e a qualche caso fatale, peraltro devo dire molto limitato rispetto al numero di trattamenti, rispetto ad altre terapie sperimentali non c'è confronto, però lo ripeteremo probabilmente molte volte nel passare allo sviluppo di questo tipo di trattamento. Il potenziale resta quello sicuramente di una rivoluzione. Era il 1992, 2 anni prima che Jerry Yang fondasse Yahoo e che gli algoritmi iniziassero a fare concorrenza a noi esseri umani, quando il professor Claudio Bordignon, che abbiamo appena sentito, conquistava le pagine del volume 356 di Nature, grazie al primato mondiale nell'utilizzo delle cellule staminali del sangue. La strategia italiana, come ricordava la stessa prestigiosa rivista scientifica, era in concorrenza con quella americana di Michael Blaze e French Anderson. Ma è un fatto che gli italiani furono i primi a trattare il paziente con le cellule staminali, introducendo quella che sta diventando la chiave delle cure geniche, la manipolazione delle cellule con un retrovirus. Italians first to use stem cells, titolava la rivista scientifica. Fu, come ricorda il professor Bordignon, non solo una vittoria scientifica, ma anche etica. Siamo stati pionieri e resilienti per 30 anni. Insomma, non siamo stati bravi e geniali solo nel passato. Non dobbiamo per forza risalire a Galileo Galilei per riscoprire le nostre doti scientifiche. Anche oggi continuiamo a percorrere sentieri nuovi, tracciare percorsi inattesi, immaginare il futuro. Solo che, come sempre, ci dimentichiamo dei nostri geni invisibili. Sono Massimo Sideri, editorialista inviato di Scienza e Tecnologia del Corriere della Sera, e alle scoperte italiane dimenticate ho dedicato diversi libri, come La sindrome di Eustachio e L'innovatore rampante, l'ultima lezione di Italo Calvino, scritto con Andrea Principe. C'è un mondo da capire davanti a noi, e con questo podcast voglio portarvi in un viaggio tra scienza e tecnologia, incontrando i protagonisti di questa rivoluzione. Questo è Geni Invisibili, un podcast in 8 episodi del Corriere della Sera, scritto e condotto da Massimo Sideri. Premium partner Leonardo, partner scientifico Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'Italia di oggi non ama la scienza, nonostante il grande lavoro di divulgazione che Piero Angela ha fatto con Quark su almeno un paio di generazioni di telespettatori. Ma la scienza, nonostante tutto, sembra continuare ad amare l'Italia. Ed è un altro fatto che 24 anni dopo, nel 2016, la Commissione europea ha autorizzato il primo farmaco per la terapia genica ex vivo, dove in pratica la modifica delle cellule avviene fuori dal corpo umano, derivante proprio da quell'esperienza. In mezzo a queste due date sono accadute tante cose. Il mondo ha abbracciato la religione della rete, una tecnologia dominante che ha rilanciato l'industria della Silicon Valley, pur essendo stata in parte sviluppata negli anni precedenti in Europa. Non sono difatti molti a ricordare che il primo sito internet della storia è nato proprio in ambito scientifico, è quello del CERN di Ginevra del 1989.
Il padre del World Wide Web, Tim Berners-Lee, lavorava proprio nel centro di fisica delle particelle europeo, al tempo guidato dal fisico premio Nobel Carlo Rubbia. Fu lo stesso Rubbia a considerare la rete non in linea con le missioni del CERN. Berners-Lee si spostò così negli USA, ma Internet è anche un'invenzione europea. Comunque gli Stati Uniti hanno in parte messo le mani anche sulla pietra miliare della mappatura del genoma umano, un'altra data da imparare. Craig Venter nel 2000 fu il primo ad annunciare di avere completato con la sua società privata, la Celera Genomics, la sequenza del DNA umano, anche se in realtà l'obiettivo fu ottenuto in parallelo dal consorzio pubblico internazionale Progetto Genoma Umano. Ma, a parte il clamore di questo risultato, la genetica per oltre un decennio è stata oscurata dalle mirabili possibilità di Internet e anche dalla morte nel 1999 del 18enne Jesse Gessinger. Fu un duro colpo per le terapie geniche del mondo. Lo ricorda ancora il professor Claudio Bordignon, uno dei padri della quarta rivoluzione della medicina genetica e il fondatore di una delle prime società biotech chiamata MolMed, Molecular Medicine. L'idea di inserire un gene che funzionasse da farmaco, sostanzialmente. L'inserimento del gene per una funzione mancante voleva dire la correzione di quel difetto e una terapia come fosse un farmaco. Ma non è mai stato, nemmeno 20 anni dopo, considerata to cure un farmaco, anche se ormai i casi di efficacia, sia per il tipo di malattia, a partire dal deficit di ADA del 90 e del 92, e trattamenti successivi per patologie degenerative anche gravi, e giù fino al trattamento dei tumori, questo è stato evidente, anche se faticoso. La morte di Jeff e un caso successivo che venne osservato in un gruppo francese hanno rappresentato uno stop grave che ha richiesto un lavoro scientifico, ma anche un lavoro etico, un lavoro regolatorio di grande dettaglio. Dal 92, quando noi trattammo con le cellule staminali ematopoietiche del midollo osseo, fino al 2002, quando quel lavoro annunciato da Nature e poi pubblicato da Science certificò l'efficacia del trattamento. In mezzo ci furono momenti anche difficili, alcuni li ho citati, altri sono poi stati riassunti su una review di una delle maggiori riviste americane che indicava quel momento, quel passaggio, come i dolori della crescita del settore. Ma poi la tecnologia, i metodi di controllo, la correzione delle strategie, l'uso di vettori più prudenti, diciamo, così come di altre strategie terapeutiche sempre basate sul concetto di terapia genica, quindi di inserire un gene nel genoma e avere quel genoma, tra virgolette, curato per la funzione di quella malattia. Questo ha portato alla fase più recente, quella che dal 2002, dove i dati di Nature vennero pubblicati come pubblicazione estesa da Science, sicuramente hanno aperto e chiuso questo primo ciclo di sviluppo della terapia genica. Nel film The Social Network su Mark Zuckerberg si respira quell'aria di pionierismo del web che da noi non c'è mai stata. Non è una questione di intelletto. Nel film si capisce bene come solo un ragazzo che frequentava una delle università della cosiddetta Ivy League potesse pensare alla rete sociale che ha nome Facebook. È una questione anche culturale, di mode, di anticipazioni di trend. Possiamo essere più bravi a ideare stili di vita e linee eleganti nell'abbigliamento. Anzi, lo siamo. In passato abbiamo giocato con la Olivetti anche nella Serie A della corsa ai computer, come avete sentito nella puntata dedicata al padre del microprocessore Federico Fagin. Ma poi è arrivato Internet e su algoritmi e social network viviamo di rimbalzo. You can't connect the dots looking forward. Non è possibile unire i puntini guardando avanti. Li si può unire solo dopo, guardandosi indietro.
E così bisogna avere sempre fiducia che in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. Credere che alla fine i puntini si uniranno vi darà la fiducia necessaria per seguire il vostro cuore anche quando questo vi porterà lontano dalle strade più sicure e scontate e farà la differenza nella vostra vita. Il problema è proprio questo. Se trovassimo il coraggio di applicare quella lezione di Steve Jobs sui puntini che vanno collegati a posteriori, dovremmo concludere che il nostro continuare a piangerci addosso per non essere capaci di fondare la nuova Google è insensato, perché ci distoglie dalle cose che sapremmo fare. La terapia genica è una di queste, tanto che ho chiesto a Claudio Bordignon se in questi anni avesse mai pensato al premio Nobel. Beh, io credo che qualunque scienziato che prenda un percorso su una ricerca importante qualche volta ci ha pensato. Devo dire che ci sono molti players che hanno questo ruolo. Spesso il Nobel viene visto come una prima uscita, no? Chi ha fatto la prima. In realtà è vero, è stato vero in alcuni casi, ma sempre di più di recente è diventato un riconoscimento alla rilevanza di questo tipo di terapie e all'impatto che hanno sulla comunità dei pazienti, oltre che sulla parte scientifica. E poi naturalmente dipende un po' come sviluppa la storia, per cui senza farsi pudori sicuramente ci ho pensato. Se dovessi tirare a indovinare, io credo che nell'ambito di questo settore ci siano persone che hanno prodotto moltissimo e che sicuramente meritano questo riconoscimento. Arriverà, bisogna anche tenere conto che c'è stato il premio Nobel di Donald Thomas per i trapianti di midollo e quindi per la manipolazione e il trattamento con le cellule staminali ematopoietiche, anche se allora si chiamava semplicemente midollo osseo, e quindi una parte della fetta è stata compiuta, ma sicuramente arriverà, probabilmente non toccherà a me. E sempre al San Raffaele, grazie alla joint venture con la Fondazione Teleton e alla generosità di noi italiani, che quel primo importante risultato del 92 è stato cresciuto e cullato, fino a diventare la terapia genica per la cura della rara patologia ADA-SCID, quella dei cosiddetti bambini bolla, i bambini cioè che nascono quasi senza difese immunitarie. Un altro genetista italiano, Luigi Naldini, direttore proprio dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, è stato anche il primo a disarmare il virus dell'AIDS, l'HIV, trasformandolo in una grande promessa per le cure geniche del cancro. Quanti fra noi italiani lo sanno? Troppo pochi. Ancora, abbiamo un premio Nobel per la medicina del 2007 a un genetista. Qualcuno ricorda Mario Capecchi? The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2007 jointly to Mario Capecchi, Martin Evans and Oliver Smithies for their discoveries of principles for introducing specific gene modifications in mice by the use of embryonic stem cells. Certo, tranne poche eccezioni, siamo deboli nel trasformare la scienza in imprese. Non abbiamo nelle nostre università degli uffici adeguati di technology transfer. Non sappiamo raccogliere capitali adeguati per queste sfide, mentre negli USA il biotech è già considerata la prossima industria pronta ad esplodere. Vale miliardi al Nasdaq. Ma potremmo giocare la partita nella Champions delle biotecnologie, partendo dal riconoscere i nostri primati e il nostro livello scientifico, altissimo. Dicevamo infatti che esistono delle eccezioni, come Genenta, la biotech quotata al Nasdaq e fondata da Naldini insieme al suo amministratore delegato, Pierluigi Paracchi, che ci racconta come le biotecnologie sono già entrate nelle nostre vite con il Covid. La pandemia ha permesso di avere un'accelerazione straordinaria nell'evoluzione tecnologica, è stata proprio come un'economia di guerra. Quindi il numero di investimenti, la quantità di investimenti e di persone, di teste che sono state utilizzate in tempi così rapidi che hanno permesso a tutti noi non di avere uno o due, ma di avere un numero di vaccini incredibilmente ampi e in un tempo così breve, ha permesso in generale di avere un'accelerazione sulla scienza. E ora l'aspettativa che questi capitali, questa velocità che anche i regolatori hanno avuto
contributo nell'approvare si possa applicare a qualcosa che tutto sommato è un'altra pandemia, perché l'oncologia, per fortuna, non tutti i giorni ci viene raccontato quanti sono i nuovi malati di tumore, quanto sono i nuovi decessi dovuti a tumori, però nei fatti stiamo vivendo da anni un'altra pandemia che ha bisogno di risposte, e la terapia genica, la terapia cellulare possono essere una di queste risposte. Sempre Palacchi ci spiega anche come la sfida delle terapie geniche oggi sia combattere i tumori. In tutto il male che ci ha portato la pandemia, qualcosa di buono c'è stato. Le tecnologie a RNA messaggero sono ormai con noi, dentro di noi, e hanno portato avanti una rivoluzione. Queste stesse tecnologie sono applicabili non solo verso virus, ma anche contro, ad esempio, tumori. E questo è un passaggio straordinario che è ancora in evoluzione, ma che sarà la prossima frontiera di tutte queste tecnologie basate proprio su RNA, RNA messaggero. Anche a livello nostro di Genenta usiamo proprio un micro RNA, quindi una frazione, una porzione piccola dell'RNA per controllare l'espressione genica di potenti citochine antitumorali. Non tutti sanno che la prima terapia genica al mondo non è stata approvata, come ci si può aspettare, negli Stati Uniti, a Boston o in Silicon Valley o in Cina, ma è stata approvata a Milano grazie alla collaborazione tra il San Raffaele e Luigi Naldini e la grande multinazionale GlaxoSmithKline. E questo è un primato assoluto che, non come tante cose italiane, è avvenuto 100 anni fa, ma è una scoperta recentissima, un risultato recentissimo che ha rivoluzionato e sta rivoluzionando tutta la terapia genica e cellulare a livello mondiale. Da quella scoperta lì riusciamo a avere ricadute industriali significative. Genenta si è quotata in borsa, sta portando una terapia di fase avanzata su un tumore cerebrale molto aggressivo, e questo dà la possibilità anche in Italia ai pazienti di avere accesso a una terapia avanzata senza dover pensare di andare oltreoceano o di andare in Nord Europa per trovare terapie innovative e potenzialmente efficaci per i loro tumori. Non è solo oscurantismo scientifico alimentato dalla salamoia della TV popolare. Siamo vittime della retorica dell'anti-italiano. Ci consideriamo tutti dei furboni e dunque siamo incapaci di credere di poter inventare qualcosa di nuovo. Certo, dobbiamo intenderci sull'uso dei termini. L'innovazione intesa come ricerca scientifica brucia generalmente soldi. L'innovazione intesa come conquista del mercato li produce. Un esempio? Steve Jobs. Non ha inventato l'MP3, uno standard che è il risultato di un progetto europeo guidato da Leonardo Chiariglione, nato dal MESE, non a Cupertino. Ma ha innovato l'ascolto della musica con l'iPod, a lungo il prodotto tecnologico più venduto al mondo. Quello non tecnologico era il cubo di Rubik. E pensare che nel caso di Bourdignon non possiamo nemmeno accusarci di non aver capito. Lo stesso Bourdignon ricorda come il grande Piero Angela con Quark avesse subito colto l'importanza delle sue prime ricerche nel 1990, prima del ritorno in Italia e dell'esperimento organizzato al San Raffaele nel 1992. Ero a New York e lavoravo ancora in laboratorio con le mie mani, come si dice, anche con l'aiuto di un gruppo, ma relativamente piccolo. Ricevetti una chiamata dalla redazione di Quark, che io a malapena sapevo cosa fosse, per fare una puntata. E lo sfoggio di mezzi e persone, a partire da Gian Cipoli, che era la persona che faceva i servizi nel mondo per Piero Angela e per il resto dello staff. Devo dire che il modo in cui venne trattato questo aspetto, insieme alla mia giornata al debutto della terapia genica sul grande mondo della comunicazione, mi hanno fatto toccare con mano, e questo per la storia del nostro gruppo fu sicuramente molto importante, perché molti dovettero scegliere tra rientrare negli Stati Uniti con me, che avevo formato il gruppo e che avrei dovuto costruire un gruppo ancora più grande, e la possibilità di fare una carriera negli Stati Uniti. Diciamo che quella fu un'occasione di ritorno dei cervelli ante litteram rispetto a quello che poi è un tema che a tutt'oggi viene dibattuto con non poche difficoltà.
Non saremo bravi a fare soldi nell'era digitale, va bene? Ma questo non vuole dire che non siamo stati e non siamo ancora grandi innovatori. È un dilemma vecchio come il tempo, quello della tecnologia. Chi ha inventato la ruota ha cambiato la storia dell'umanità, ma possiamo essere certi che non ha guadagnato nulla da essa. Intendiamoci, la fama non è mai a buon mercato. L'architetto Erno Rupik, per raggiungerla, ha dovuto attendere che la sua idea vendesse 300 milioni di pezzi, facendolo diventare uno degli ungheresi più ricchi al mondo. Ma la lista dei nostri geni dimenticati è tale da poter pensare a un'anomalia gravitazionale nella nostra cultura. Se però la diagnosi è relativamente facile da isolare, molto più complesso è cercare di comprenderne le cause socio-economiche. Certo, si può rimanere schiacciati da un passato simile, ma perché dimenticarsene così velocemente alimentando un diffuso senso di inferiorità? Forse è uno degli effetti di quello che Indro Montanelli chiamava lo spirito dell'anti-italiano. Per Montanelli, un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla, di cui non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. Ricordo una definizione dell'Italia che mi dette in tempi lontanissimi un mio maestro e benefattore, Ugo Oietti, il quale mi disse: «Ma tu non hai ancora capito che l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria?» E ancora: «Questo è un paese che ha una storia straordinaria ma non la studia, non la sa. Un paese ignaro di se stesso». Siamo innovatori ma senza memoria. Siamo i primi nemici di noi stessi. Ecco allora la nostra storia. La storia dell'innovazione e di un orgoglio dimenticato, tutto sommato, in pochi anni. Questo era Geni Invisibili, un podcast del Corriere della Sera scritto e condotto da Massimo Sideri, premium partner Leonardo, partner scientifico Consiglio Nazionale delle Ricerche. Coordinamento di Tommaso Pellizzari, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso.